Futuro e libertà c'è, l'ha ripetuto più volte dal palco del Comunale di Pietrasanta Gianfranco Fini, ed effettivamente il teatro non è bastato a contenere militanti e simpatizzanti del soggetto politico del Presidente della Camera. È evidente che i soggetti politici devono essere più attenti a quello che si muove nella società civile, devono essere meno autoreferenziali, devono essere più concreti, devono dare degli esempi. Io approfitto della vostra cortesia per ribadire quello che ho appena detto. C'è una questione morale evidente, c'è una corruzione dilagante. È arrivato il momento di un patto tra le forze politiche per cui chi è condannato, anche se solo in primo grado, fermo restando che la Costituzione prescrive che sia innocente fino al terzo grado di giudizio, ma fermo restando tutto ciò, chi è condannato anche in primo grado non è candidabile. Non perché una legge lo impedisce, ma perché le forze politiche si mettono d'accordo tra di loro per non candidare chi è condannato. Credo che basterebbe questo per dimostrare che non è la politica ad essere sinonimo del malessere italiano, è un certo modo di fare politica. Tanti momenti interessanti nella due giorni della convention nazionale del FLI. Sarà bellissima il motto con il quale i finiani si propongono di cambiare l'Italia. Un refrain utilizzato con ironia dalla coppia Flavia Perina e Fabio Granata. Mentre Italo Bocchino sostiene che la due giorni pietrasantina sia un punto di partenza che passerà dalle urne per arrivare alla Terza Repubblica. Particolarmente piacevole, particolarmente bello.